Ciao a tutti e benvenuti al Pourparlers. Il Pourparlers è il mio piccolo talk show e questa sera sono in compagnia di Elga Profili. Prego Elga, comodati. Ciao Giacomo. Ben trovato. Grazie a te. Allora, iniziamo la puntata sapendo i tuoi dati generali. Quando sei nata l'anno non è importante, dove vivi e cosa fai nella vita? Allora, io sono nata il 30 giugno, l'anno non lo dico. Non è importante. Beh, vivo a Trevi da quando avevo 14 anni, anche se in realtà la mia città è Foligno, ma non solo perché ci sono nata, ma perché poi ci ho fatto le scuole superiori, insomma quando io sono andata a abitare a Trevi venivo dal Friuli, sono nata qui a Foligno, poi ci siamo trasferiti con la mia famiglia nel Friuli. Quando siamo ritornati siamo andati a vivere a Trevi, ma io a Trevi non ci ho fatto le scuole, non ci ho fatto nulla, per cui la mia città di appartenenza è Foligno. E quindi mi ha trovato facilmente. Sì, ti ho trovato facilmente. Cosa fai nella vita? Allora, nella vita, oltre ad essere una mamma, sono un mediatore legale e opero nel campo appunto della mediazione, ma volontaria. Cosa intendi? La mediazione volontaria che io esercito prima che uscisse questa normativa sulla obbligatorietà della mediazione. La mediazione è l'accordo che fanno due parti che sono in lite, che hanno una lite legale, e è in realtà la forma più naturale per risolvere una controversia. Chiaramente in Italia non c'era la normativa che prevedeva una mediazione, o almeno non era stimolata la mediazione dai legali, per cui la Comunità Europea ha introdotto una direttiva, ha forzato comunque l'Italia con una direttiva a legiferare appunto riguardo la mediazione. È stata introdotta obbligatoriamente, chiaramente in un percorso piuttosto travagliato, perché poi ci sono stati contrasti con tutto il mondo degli avvocati, con anche un sistema di preparazione dei mediatori che era piuttosto così superficiale, però stiamo andando insomma verso la giusta strada. Anche l'obbligatorietà è stata prevista per ora nell'ultimo decreto, con un limite temporale di 4 anni, per cui spero che fra 4 anni ci saranno molti più mediatori volontari. Ecco, e è per questo che poi, diciamo, con il libro che ti ho portato, che ho scritto l'anno scorso, è proprio per invogliare tutti i miei colleghi mediatori e anche avvocati a esercitare anche fuori dagli organismi di mediazione, quindi volontariamente, semplicemente avviandosi uno studio, facendosi diciamo pubblicità, formandosi come mediatori, ecco. Ok, allora, mentre scrivevo la puntata che stiamo facendo ora, ascoltavo in TV Rai Storia, sì, un talk show del 1979 riguardo alla società. Siamo costantemente a criticarci, anche a distanza di tanto tempo, nella vita delle persone. A criticarci tra di noi? Noi stessi, cioè critica sociale, critica della persona, del vivere, di vita. Beh sì, questo io penso che sia un po' una critica e spesso magari anche un'autocritica, e se fatta in veste di autocritica è molto più proficua. In realtà il fatto di criticare o di lamentarsi, questo penso che risale insomma, no, alla notte dei tempi. Per cui lo trovo attuale in questo momento, poi insomma senza addentrarci nella politica, ma c'è uno stato chiaramente di crisi generale, una crisi politica, ma è una crisi sociale che io non vedo sinceramente così negativa, perché
ho una visione. Pensi positivo su questo momento? Beh sì, io ho diciamo una consapevolezza spirituale, ho fatto comunque un percorso mio interiore che mi ha portata... Chiedo scusa per il cane che abbaia, che non è mio, non so neanche di chi ama. Vabbè. Non ti preoccupare. Per cui diciamo che questa crisi è semplicemente il frutto di una mancanza poi di consapevolezza e di spiritualità, no? Si sono perse un po' diciamo i punti base. Io ho una figlia e quanti anni ha? Che ha quasi 10 anni. Che salutiamo. Ciao Maria Elisa. Ciao Maria Elisa. Una delle regole più importanti che vige a casa mia è la regola aurea, quindi fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, che poi diventa non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. In momenti di dubbio, in momenti che uno non sa che cosa fare, applica questa regola, in uno dei due versi risolve il problema. E questa è una regola che è stata dimenticata, per cui ben venga questa crisi che fra un po' sarà costretta a cambiare, perché io non credo che noi torneremo allo stato anteriore alla crisi, no? Alcuni dicono è una crisi, passerà, no? Comunque passerà. Io penso che invece noi ci troveremo in una dimensione diversa, in una dimensione anche migliore. E, per esempio, adesso mi viene in mente una cosa che io sto seguendo da circa un anno. Perché quando sento qui i politici che parlano di riforma del sistema scolastico, eccetera, mi viene da ridere, perché comunque ciò che propongono rimane lontano anni luce da quello che i nostri vicini di casa fanno, no? Per cui io da circa un anno sto seguendo una sperimentazione che è nata negli Stati Uniti un paio di anni fa, che è il MOOC, che è l'acronimo di Massive Online Open Courses, e è stata una sperimentazione avviata da circa 80 università, le maggiori università degli Stati Uniti, che fornivano istruzione online ad alto livello, con anche in alcuni casi attestazioni quindi del corso, e valevole comunque anche nelle università, quindi dei crediti, no, che valevano nelle università. E questo chiaramente fatto in un modo molto efficace ed efficiente, cioè con programmi strutturati in modo con video, con valutazione peer-to-peer, con video che vengono postati a propria volta, correzione di compiti, eccetera, quindi valutazione finale. E io ho fatto già diversi di questi corsi online. A 2 anni di distanza da questa sperimentazione sono giunti a circa 4 milioni di studenti in tutto il mondo. E si è visto che questa forma di istruzione ad alto livello è una cosa che è andata oltre le aspettative. In Italia c'è solo una università che partecipa a questo progetto, che è la Sapienza, e quindi è l'unico corso in italiano presente in questo progetto. Io di questo MOOC, poi vengono, i provider sono diversi e io seguo il Coursera.org, che secondo me è il migliore, e partecipa soltanto la Sapienza, tra l'altro con un corso che non è proprio dei più semplici, è sulla meccanica quantistica, però che a me interessa perché ha una dimensione spirituale e legata alla scienza che mi affascina un bel po'. Bene. È difficile comunque sia nel vivere delle persone essere normali,
È diventato difficile essere normali. Sì, questo assolutamente. Perché stiamo comunque parlando di... È una cosa difficile, sì. Nel vivere, nelle persone, relazionarsi, comunicare, eccetera. Vivere normalmente è diventato davvero difficile. È diventato difficile anche essere normali. Appunto. Perché questo richiede tempo di concentrazione per toglierci di dosso tutto ciò che ci hanno inculcato da quando siamo piccoli. Io sto leggendo un libro bellissimo di Hillman che si intitola Il codice dell'anima e chiaramente parla un po' anche, io sono interessata a questo anche perché parla un po' di questa che è la ghianda che è dentro di noi, no? E quindi della sopravvalutazione del legame parentale. Uh-huh. E della invece esaltazione comunque dell'importanza del nostro essere e quindi della nostra predisposizione naturale, per cui la componente diciamo parentale che influenza grandemente la nostra vita sia con la presenza che con la trasmissione di così un po' convenzioni, tradizioni eccetera, non ci permette non permette molto facilmente poi la presa di coscienza o la consapevolezza di ciò che noi in realtà vogliamo fare, perché ci deviano un po', no? Però poi alla fine la ghianda, una bella ghianda, viene fuori, magari anche tardivamente, però viene fuori. Però ecco, riguardo alla normalità, io ti dico, questa è una cosa che io mi sento abbastanza normale, ma questo perché e infatti ho incontrato nella mia vita molti ostacoli, anche nell'ambito familiare, perché chiaramente mi hanno sempre visto una seccatura, perché c'ho un senso del benessere piuttosto sviluppato, ma un benessere diciamo così di vita. Non percepisco il sacrificio fine a se stesso, per esempio, così come chiaramente alcune regole convenzionali o diciamo la prostrazione davanti all'istituzione clericale. Per cui per fare questo bisogna dedicare molto tempo a ricercare anche dentro di noi e ad isolarci, no? Certo. Ad isolarci. E io questo, grazie a Dio, l'ho sempre fatto nei momenti di malessere e continuo anche ora a farlo, quando sento che non sto bene, che c'è qualche cosa che mi disturba, io mi fermo e mi ascolto. E poi io seguo un corso in miracoli, che è proprio un libro, che è della Foundation for Inner Peace. Uh-huh. E è proprio un corso in miracoli che prende spunto diciamo dal Vangelo, ma ha una visione diciamo non clericale, no? È una visione diciamo come dire quasi laica, no? Comunque sganciata dal dogma della Chiesa. Uh-huh. No? Quindi c'è una spiegazione bellissima del perdono, dei legami speciali, dell'ego, quindi della lontananza dall'ego, dell'agire lontano dall'ego. Chiaramente non viene esaltato il sacrificio, invece.